Pronti? Sipario? Ok, sipario. Dimmi. Mi sono perso il tifo medio. Vai, dai. Ok, Qual è il problema? Ah, lo facevo io. quindi. Silenzio in sala. Manifesto neofuturista. Noi aborriamo il teatro in streaming, online, il web theater e tutti i surrogati del teatro di rappresentazione che si vanno sempre più affermando. Siamo qui nel magazzino della Lutte, colmo, stracolmo di oggetti accumulati in decenni di esperienza teatrale, che per il progetto Teatrino Sintetico Futuribile si sono dimostrati completamente inutili, perché abbiamo appunto dovuto reinventarci tutto da zero, e gli strumenti del teatro convenzionale spesso non ci sono stati utili. Invece questo conto pesa. La palma è sì, questo è il più spiace. Io l'avevo fatto uno che l'avevo un po' dato un po' di lucidino, chissà qual era. Aspetta, provo a alzare questo, guarda un po' sotto. No, liscio. Tutto è partito dall'idea di trovare una soluzione creativa al problema di non poterci trovare in teatro o a fare prove o su un palco. E appunto c'era molta poca voglia di semplicemente metterci una camera davanti e fare chissà cosa, perché appunto credo che questa YouTubizzazione di tutto quanto da un anno a questa parte ha portato tanti sconforti, tanti punti interrogativi e abbiamo semplicemente provato a trovare una risposta diversa al problema, pensando appunto al fatto che è solo questione di non poter mettere dei corpi organici insieme, abbiamo pensato facciamolo con corpi non organici e da qui l'idea di creare dei veri e propri avatar usando degli smartphone dove appunto gli attori potessero interagire comunque in un tempo in uno spazio reale, per cui lo spazio reale diventa questa sorta di teatrino dei burattini smartphone e il tempo reale è quello della diretta. In tempo reale a casa gli attori dai loro telefoni reciteranno, interagiranno fra di sé e a livello fisico saranno in questo piccolo teatro che è un cubo di legno su YouTube in pratica. Filmati e mandati in tempo reale. Dio, questo coltello non taglia. Come potrò ammazzarmi? Signorina, senza complimenti, se vuole il mio rasoio faccia pure. Le sarò riconoscente per tutta la vita. Abbiamo cominciato a pensarci nell'aprile scorso, quando sentendoci al telefono con Marco e con Andrea, ci è tornata in mente un'idea che aveva avuto Marco di lavorare sul teatro futurista e abbiamo cominciato a fantasticare di come questo avrebbe potuto avvenire nelle condizioni in cui eravamo e una prima ipotesi venne fuori. Sicché poi, quando è uscito questo bando della Fondazione Toscana Spettacolo, abbiamo cercato di dargli corpo. E quindi per 2 mesi abbiamo lavorato giorno e notte su questa idea. Io confesso che il primo mese l'ho passato a cercare di capire che cosa avremmo fatto, perché tutto il sistema tecnologico mi era al tempo stesso chiaro e completamente oscuro. Mi era chiaro a che cosa si doveva arrivare, ma per niente come ci si doveva arrivare.
qual era il procedimento, quali erano i mezzi. Sicché io ho finito per fare da uditore in questi incontri, mi occupavo, oltre che di rapporti diplomatici, istituzionali, di quelli con gli attori, perché l'altra idea un po' visionaria è stata quella di non fare tutto con un gruppo di 4 o 5 persone che facevano tutto e che sarebbe stato più facile da gestire, ma di creare questa grande comunità di 23 attori, chiamando all'appello praticamente tutti gli attori che in questi 25-26 anni della nostra storia della LUT hanno fatto parte delle varie squadre, dei vari spettacoli, e più qualche amico che si è aggiunto negli ultimi anni. E quindi io mi sono dato soprattutto a gestire i rapporti con loro, a convincerli, a chiedergli di aderire, però l'hanno fatto tutti con grande entusiasmo e slancio, e abbiamo creato questa comunità virtuale a distanza su una piattaforma di queste che si usano per dialogare tramite telefono o tramite computer, e che però è diventata veramente una comunità. Loro hanno tutti collaborato preparandosi, mandando materiali video per farci vedere com'era la loro inquadratura, perché comunque l'idea è quella che ognuno deve stare a casa sua a recitare, e così siamo riusciti a mandare in scena insieme, nello stesso momento, nello stesso dramma, un attore che sta in Francia con un'attrice che sta a Siena, una che sta a Terracina con uno che sta a Poggibonsi. Non è che per caso avrebbe un cerino? Due attori posti in luoghi diversi, in città diverse, in alcuni casi nazioni diverse, si trovano nel luogo estraneo a tutte e due, che non vedono, non conoscono, eccetera, eccetera, e lì simultaneamente eseguono la loro azione teatrale. È teatro, non è teatro, è un'opera visiva, multimediale, visiva, è comunque un qualcosa che va a compenetrare, a mettere insieme tutte quelle anche contraddizioni che il futurismo ha proposto. Stai zitta! No, effetto del maltempo, caro. Il mare è mosso. Stanotte sarà il finimondo. Ai ai! La mia fitta! Ai ai, ti dico! Mi massacrai! Nessuno di noi è programmatore, siamo tutti musicisti, teatranti, per cui comunque abbiamo dovuto sviluppare questo sistema da zero, anche perché almeno a quanto ne sappiamo non ha precedenti questa cosa qua, per cui ci siamo dovuti inventare il sistema. Cadere sulle sintesi all'inizio è stata un po' una scelta anche pratica, nel senso che non sapendo ancora se eravamo in grado di farlo, avere dei testi che durano dai 30 secondi a massimo 2 minuti ci rendeva le cose più semplici. Da qua poi si è aperto una valanga di senso, né? Altissime istanze futuriste si stanno realizzando al giorno di oggi. Insomma, anche l'idea di avere una sintesi che non debba durare più di un certo tot, perché per evitare appunto tutte le ridondanze letterarie e narrative, si sta un po' realizzando nei concetti dietro alle storie di Instagram. A distanza di più di 100 anni questo scritto, e avvolge, coinvolge sempre quelle che sono le ragioni dell'esistere, rapporti di coppia, incomprensioni, incompatibilità, via discorrendo, per cui tutto sommato vivono ancora di una certa attualità questi testi, che vengono presentati nelle forme più disparate, didascalie piuttosto precisi sulla scena, per cui siamo in una hall di un albergo, vetrate con il fondo del mare, oppure palme, sedute, gente seduta a tavolini, ad altri sintesi dove invece viene lasciato piena immaginazione. Dammi le lacrime. Eccole, tesoro.
la sfida ovviamente era cercare di far recitare gli attori in remoto, dandogli anche allo stesso tempo la sensazione di essere sul palco, di avere un rapporto spaziale con quello, con lo spazio che li circondava, o meglio che circondava i loro avatar. Che creare un rapporto spaziale tra gli smartphone e quella che è la scena, proprio il bocca a scena, è stata una cosa che piano piano ci ha fatto ridurre questo spazio nel quale abbiamo lavorato, proprio uno scatolone nel quale abbiamo dovuto revisionare anche le nostre illusioni dinamiche. Avevamo immaginato robot, macchinine che supportassero gli smartphone, eccetera. E abbiamo dovuto lavorare un po' per sottrazione proprio perché questo spazio è rimasto minimo. Non è stato seguito quello che poi era il manifesto per la scenografia futurista che ammetteva fasci di luce ipercolorati e via discorrendo. Anzi, spesso e volentieri sono ambienti un po' tetri, un po' bui. Ad esempio mi viene a mente il detonazione, dove si immagina, si propone una città di notte, d'inverno, dove si avverte un silenzio per un minuto e alla fine uno sparo. Ecco, questa diventa una libera interpretazione che abbiamo poi proposto con una serie di torri di Pisa in prospettiva, una delle quali veniva calcolata la pressione che raggiungeva fino alla detonazione, fino a proprio interpretazioni totalmente immaginarie. Quando una didascalia propone che la scena rappresenta il mondo, punto, qui veramente siamo alla libera interpretazione di come poter rappresentare il mondo. Per cui, visto che il dialogo tra due personaggi doveva essere la cosa prioritaria, nel mezzo a due personaggi ho proposto una sfera azzurra, come il pianeta azzurro, sulla quale, ahimè, incombe una pistola, una Smith & Wesson, che alla fine compie il suo dovere, come il testo propone, insomma. Lo amo. Nella canzone pirotecnica, dove si vede un individuo con un'infinità di arti che girano intorno alla chitarra che viene suonata, ecco, quella è quasi più una visione cubo futurista, perché da più momenti diversi si vede l'immagine che si svolge al tempo stesso. È questa scomposizione della figura nei suoi momenti di riproposizione durante il movimento del suonare. Per cui ci sono situazioni che attraversano un po' quella che è la storia dell'avanguardia. Tante cose sono proprio surrealiste, perché ovviamente le cose si sono accavallate, hanno proposto i propri manifesti. E Marinetti ne è stato il maestro di quello che è stato il manifesto. Per quanto riguarda le luci, come tutto il resto del teatrino, la strumentazione usata normalmente per spettacoli a dimensione umana si è rivelata presto inutilizzabile. Abbiamo ovviamente una sala concerti e spettacoli teatrali con fari standard, mixer, luci e quant'altro, che una volta messi in un teatrino di queste dimensioni bruciavano l'immagine istantaneamente.
Quindi siamo dovuti ripiegare su piccolissimi faretti a LED o luci colorate comandate con questi splendidi telecomandi di fabbricazione cinese per cambiare il colore, l'intensità della luce. Avevamo addirittura una piccola americanina, la chiamavamo noi, di legno, con dei piccoli piccoli faretti a LED che puntavano sopra gli attori o in alcuni punti dietro il palco. Quindi anche l'illuminazione è stata fatta in miniatura e mantenendo un rapporto sempre molto difficile fra luce sul palco e retroilluminazione del cellulare. Lo scenografo Andrea ha coniato il termine vanno fatte le luci al contrario. Perché mentre su un palco normale l'attore deve avere la luce in faccia, se uno mette la luce in faccia allo schermo di un cellulare è un modo sicuro per avere riflessi e non vedere la faccia dell'attore. Quindi abbiamo dovuto lavorare su illuminazioni delle scenografie dietro o direttamente sopra al cellulare, ma senza illuminare direttamente lo schermo. Regolavamo piuttosto la luminosità, intensità dei cellulari in base alla luce che c'era intorno e in base a come poteva prenderla la fotocamera per bilanciare i colori anche degli attori, che poi hanno fatto a loro volta un lavoro di illuminazione a casa, mettendosi spesso cappotti neri, coperte scure dietro e una piccola lampadina da comodino davanti per avere la faccia ben illuminata e non avere altri disturbi luminosi fuori. Ditemi se sentite tutti la bomba, sia a Siena che a Chiattori. Bomba! Abbiamo fatto moltissimi esperimenti in corso d'opera, anche in base alle limitazioni tecniche che avevamo. Il modo che abbiamo scelto è quello di utilizzare una piattaforma di videoconferencing che si chiama Discord, normalmente utilizzata dai giocatori in realtà, ritornando all'ambito nerd appunto. Abbiamo scelto di far recitare gli attori da casa su questa piattaforma. Poi i cellulari, i nostri avatar, ovvero vecchi cellulari che avevamo, partecipavano alla conferenza assieme agli attori. Ad esempio, su Discord c'era l'attore a casa e un partecipante era attore 1, attore 2, attore 3. Che in pratica servivano solo per rispecchiare l'immagine dell'attore sul palco. Al tempo stesso, la camera che riprendeva il teatrino, proiettava, l'immagine sia in diretta su YouTube che come webcam virtuale sulla piattaforma stessa. Quindi uno dei partecipanti a questa videoconferenza era il teatro. Il che ha permesso appunto agli attori di avere una immagine spaziale anche solo per recitare appunto con i colleghi e capire da che parte girarsi, cosa succede. Ci è venuta l'idea di utilizzare vari supporti, fra cui aste per selfie per muovere gli attori sul palco in determinati momenti, la celeberrima macchinina che abbiamo qua radiocomandata, quella sulla quale caricavamo il cellulare e muovevamo gli attori a destra, a sinistra, avanti, dietro. Quindi abbiamo preso la decisione di utilizzare un programma che ha dei cavi e un mixer virtuale, in pratica che reindirizza l'audio all'interno di un computer fra diverse applicazioni senza usare cavi fisici, e abbiamo scelto di mandare le musiche in diretta da Berlino, dove c'era Marco con questo programma che vedeva gli attori, vedeva il teatrino e al momento giusto mandava le musiche
o gli effetti di scena. Quindi, ad esempio, quando c'è uno schiaffo in scena, è Marco a Berlino che premeva un tasto schiaffo e gli attori sentivano lo schiaffo e facevano così dentro al cellulare, con un secondo di ritardo dovuto alla loro connessione, però pensiamo abbastanza efficace. Basta! Basta, lo dico io! Per le riprese abbiamo usato una GoPro in alcuni frangenti e in altri direttamente la fotocamera del mio cellulare. Con una app che la rendeva interfacciabile come webcam del computer in qualità HD piuttosto buona, grazie ai cellulari che abbiamo oggi, e quindi ci sembrava una scelta anche concettualmente adeguata, visto che le persone recitavano tramite cellulari, che un cellulare stesso fosse la camera con cui veniva ripreso lo spettacolo. Per alcune sintesi più complesse, le canzoni o alcuni monologhi, abbiamo usato un approccio completamente diverso. In quel caso, sui cellulari girava un'applicazione che rende lo schermo del cellulare uno schermo aggiuntivo del computer. Uno, due, tre, quattro schermi aggiuntivi del computer. E questo è il metodo che abbiamo usato, ad esempio, per canzone rumorista o canzone pirotecnica, in cui i cellulari in realtà erano uno schermo del computer in cui venivano proiettate a tempo, le immagini, degli attori che si riprendevano. Questo ci ha permesso di fare giochi particolari, come in canzone rumorista, quello che abbiamo chiamato l'effetto Bohemian Rhapsody, insomma, i cellulari che spuntano da una parte all'altra mentre cantano, o la canzone pirotecnica di Tommaso, in cui aveva appunto la faccia da una parte e la chitarra sotto, ed è lo stesso stratagemma utilizzato per l'intervallo delle pecorelle della Rai, insomma, nel quale veniva proiettata un'immagine di un gregge di pecore placido che bruca nell'erba e suddiviso in quattro cellulari come schermi alternativi. Dal mio personale punto di vista, la situazione che si è creata con la pandemia è stata solo un'accelerazione di tutta una serie di problemi linguistici ed artistici che ci sono da anni. E questo è un po' il nostro tentativo di, invece di porsene in modo conflittuale e reazionario, provare ad accettarlo in un certo senso. Come è possibile poter usare questo, tra virgolette, problema della bassa soglia di attenzione in modo creativo? Questo teatrino torna ai futuristi che già avevano pensato al problema della brevità e o lunghezza del prodotto artistico. Tutto questo non si sarebbe potuto avverare se non ci fosse stata la Corte dei Miracoli, che era partner del progetto, ma è stata alla fine più che partner, perché noi per 2 mesi abbiamo potuto tenere allestita la sala concerti come una base aerospaziale piena di computer, di ripetitori, telecamere, macchine fotografiche, perché lì faceva capo tutto quanto, lì i computer ricevevano i segnali dai cellulari degli attori, li trasmettevano ad altri cellulari che riprendevano, che trasmettevano in rete, quindi se non avessimo avuto questa possibilità e questo spazio a nostra disposizione, non si sarebbe potuto fare. Non avete idea, qui è Cape Canaveral, una cosa del genere. Voi siete a casa comodi in pantofole, ma qui siamo su una base di lancio, un conto a rovescio è partito. Immagino Non avete idea. l'allunaggio.
Qui è accortaggio sulla luna. Apollo 11. Oddio. Tutto questo si è magicamente avverato nonostante che i problemi tecnici siano stati e continuino ad essere molti, perché gestire tutto questo tramite le connessioni di ogni luogo diverso è sempre difficile, ma questo era quello che volevamo, cioè anche dimostrare che poi, se uno vuole il teatro vero, quello dove semmai sbagliano gli attori ma non i mezzi, lo deve andare a vedere a teatro. Allora, questo è... Oh! Ascoltatemi! È inutile lamentarsi! È il mio telefono, perché ho due telefoni. Lo posso spengere il mio? Discord? O via. Qui dovrebbe essere tutto a posto. Ok. Non è stata cosa da poco, per cui nelle nostre sintesi vediamo anche sani e felici errori, però ecco, la cosa ha lasciato questa freschezza e questa fallibilità umana che grazie a Dio ci contraddistingue rispetto alla macchina. Buon divertimento e arrivederci alla prossima serie!